Radio R, Basket On Air. Però parleremo del momento della Grissimbone e anche dell'avversario con Alessandro Frosini, direttore sportivo della formazione reggiana, che abbiamo al telefono. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Alessandro. Allora Alessandro, prima di parlare di Cremona, mi parto dalla gara contro Trento, perché l'abbiamo detto in apertura, è stata per la prima volta in stagione una Grissimbone che abbiamo visto faticare veramente tantissimo in attacco, ma non tanto nel modo di giocare, ma proprio nelle percentuali, nel senso che non si faceva mai canestro. Il fatto che si sia vinto comunque con una prestazione difensiva finalmente continua per 40 minuti, secondo me da interpretare come un bicchiere assolutamente mezzo pieno. Sì, guarda, sì, sicuramente, perché comunque la squadra ha pur infastidita, ecco, diciamo, da questa problematica in attacco, dove le percentuali sono state veramente basse, ha continuato a macinare del gioco, ha continuato a difendere duramente per rimanere attaccati alla partita. Insomma, poi nel finale siamo riusciti a fare, ecco, a fare quei 3-4 canestri che ci hanno permesso poi di vincere la partita, ma io credo anche che comunque le percentuali di una squadra si leggano su un'intera stagione, ecco. Ci sta la partita dove non fai canestro, però ecco, l'importante è rimanere lì, l'importante è continuare a difendere, e poi sai che potrebbe arrivare il momento che appunto fai quei 2-3 canestri in fila permettano poi di vincere la partita, e così è stato. Venivamo da una partita forse la più bella offensivamente parlando, 2 settimane prima a Brindisi, e io dico che le statistiche alla fine poi devono tornare, no? Quindi se fai le medie fra Brindisi e appunto Trento, le statistiche che avevamo fatto nelle 15 giornate precedenti o 14 giornate precedenti si equivalgano, insomma, ecco. Sandro, ti chiedo una cosa, venivate dalla partita appunto di Brindisi dove, premetto, passo a parlare del settore lunghi, avevate contenuto due giocatori come Mase e come Eric in modo ottimo, avevate un altro banco di prova importante come Owens, ci metto dentro anche Pascolo, e mi sembra che la risposta da parte soprattutto di giocatori come Cervi e Pini sia stata ottima. Ecco, rispetto alla scelta che avete fatto di proseguire con questo assetto, mi sembra che in queste ultime due partite ci sia soddisfazione da parte vostra. Sì, guarda Alessandro, direi che i nostri giovani lunghi hanno mostrato, insomma, che sono presenti, sono concentrati, sono focalizzati sull'obiettivo, possono veramente dirlo loro e essere lunghi per certi versi anche con Cervi dominanti. Per questo, ecco, noi quando abbiamo deciso appunto di non intervenire sul mercato speravamo, ecco, in una loro crescita e in un loro miglioramento. Così è stato, però è ancora molto lunga, c'è tutto il giorno di ritorno da giocare, Lavrinovic speriamo, insomma, che possa rientrare e darci una mano il prima possibile, però io penso che ci vorrà ancora un mesetto. Comunque dai, siamo... Un mesetto vorrebbe dire niente Final Eight comunque, eh? Comunque siamo lì, dai. Ma io dico un mesetto, nel senso che può essere sì 3 settimane, 4 settimane, certo. Almeno farlo rientrare per le Final Eight, poi sai le condizioni, ovviamente la condizione fisica in partita questa richiede di più tempo, è sicuro, infatti. Come sta a proposito Darius? Qua mi sembra, insomma, che stia recuperando bene per l'intervento comunque che ha fatto. Però è un percorso, insomma, che anche un po' ad ostacolo, insomma, ecco, perché comunque c'è il periodo che sta meglio, il periodo che sta un pochino peggio, e va sicuramente gestito, sarà un giocatore che andrà gestito da stagione, ecco. Beh, già solo averlo comunque
diciamo utilizzabile per più o meno minuti, è un segnale importante che darete alle avversarie, e comunque è sempre importante trovare un equilibrio senza, in modo che poi quando torni ci sia qualche cosina in più. Parliamo invece di Cremona, è l'unica squadra che vi ha battuto al Palabigi fino a questo momento nel tutto il girone d'andata. Adesso è andata al Palaradi, Palasport, dicevamo, sempre dove non è mai facile vincere. È vero che quando vi ha sconfitto era il momento peggiore di difficoltà che potesse esserci, senza Lavrinovic, Dinar, Silins e Pini, e alla terza partita in una settimana, però insomma si è dimostrata una formazione temibile, assolutamente. Sì, guarda, Davide, secondo me hanno fatto un buon campionato fino adesso. È ovvio che l'esploit, insomma, di vincere comunque a Reggio Emilia, come hai detto te, in quel momento un po' meno marca, comunque disimbato dagli infortuni, li ha sicuramente lanciati in un bel girone d'andata, ecco. È ovvio che una squadra, soprattutto in casa loro, da rispettare, da temere, perché comunque ha giocatori di una certa diciamo caratura, comunque, ecco, di un certo livello. Gli italiani soprattutto, anche magari. Soprattutto italiani, esatto. Certo. Quindi c'è anche Cremona, diciamo, come poi anche un po' Trento, ecco. Si affida comunque a un bel reparto di italiani, lo sai anche te, che comunque danno sicuramente solidità, ecco, a livello di attaccamento alla squadra e al progetto. Quindi a partire da, appunto, da Cusin, che è un giocatore, direi, importante, è un giocatore, è un lungo, insomma, è un nazionale, è un giocatore di esperienza. Un giocatore dove a Cremona ha espresso forse la sua miglior pallacanestro, perché insomma ci ha già giocato anche in altre stagioni. Passare poi per Vitali, per Campani, per Mian, insomma, sicuramente hanno poi degli americani, diciamo, tra virgolette, di contorno, anche se sono americani importanti, insomma. Ecco. Volevo chiederti questo, anche mi allaccio un secondo al discorso mercato, ma non di Reggio, ci mancherebbe, però ti pongo questa considerazione. Ieri Milano perde in Eurolega e non dico che dà l'addio alle top 16, perché comunque ancora ha le possibilità di farlo, però insomma è messa davvero molto molto male, ed è l'ennesima dimostrazione delle difficoltà a cui il basket italiano sta versando nelle competizioni europee, e Reggio di fatto comunque, seppur con tutte le attenuanti del caso, è un altro, ha pagato anche lui anch'esse le conseguenze. Poi insomma ci sono anche Sassari, che è uscita al primo turno di Eurolega e adesso sta provando a passare il turno in Eurocup, eccetera eccetera. Tu, da direttore sportivo, che sei un insider, sei dentro alle trattative, parli con il procuratore eccetera eccetera, noti che c'è veramente una considerazione del basket italiano che adesso è in calo? È più difficile convincere dei giocatori a venire in Italia piuttosto che in altri paesi? Credi che sia solo una questione di soldi, oppure che ci sia anche qualche altro ragionamento da fare? Ma è ovvio che l'Italia in questo momento è, per un americano comunque, e ricordati sempre che comunque un americano, per lui il basket è un business, di conseguenza andrà sempre a soldi, mentre per un italiano, diciamo, che magari ci possono essere anche delle scelte affettive o comunque emotive forti da farlo poi, certo, Scegliere una determinata piazza. Sull'americano invece va prevalentemente a soldi. Purtroppo in Italia siamo scesi molto di livello negli ultimi 10-15 anni, dove 15 anni fa eravamo forse al top, adesso ci sono realtà nuove, diverse, dove economicamente i giocatori migliori possono riuscire a strappare contratti importanti. In Italia c'è fondamentalmente solo Milano che può pagare determinate cifre, quindi stiamo parlando di alto livello, di Eurolega, dove i contratti sono, insomma, anche milionari, diciamo così. Esatto, o comunque alti, ecco. E di conseguenza poi soprattutto anche in squadre, diciamo, sotto, da partire da Sassari, comunque da noi, ecco, sicuramente sono buoni ingaggi, ma
non sono gli ingaggi che magari potrebbero strappare in una Turchia, in una Russia o in una Spagna, insomma, ecco, o la stessa Germania, che sta crescendo molto. Quindi è ovvio che il campionato italiano si è un po' trasformato in una sorta di, chiamiamola così, anche di league, dove vengono giocatori di una fascia sicuramente più bassa a mettersi in mostra per poi magari fare il colpaccio andando a sì, e poi crescere e strappare un ingaggio molto alto, insomma. Esatto. Penso, non so, la Quinton Ross, ad esempio, che adesso sta venendo fuori prepotentemente, magari l'anno prossimo si trova un Eurocup o che ne so, addirittura un Eurolega che gli dà il quintuplo di quello che prendeva Pesaro, insomma, che prende Pesaro. Certo, sicuramente. Questo è il loro obiettivo, soprattutto dei loro soprattutto procuratori, poi, che sono quelli che poi spingano per piazzarli a diciamo in situazioni dove posso guadagnare di più, ecco. Va bene Alessandro, ti ringrazio perché siamo in chiusura del nostro secondo blocco, grazie per la tua partecipazione, in bocca al lupo per il match di lunedì. Crepi il lupo, grazie a voi, grazie mille. Ciao, Alessandro. Sì.